sono giornate. Sono le cose che non ho detto a mio padre, che forse dovrei dirgli. Domandargli cosa pensa veramente dei suoi figli. Scusarmi per quando ho respinto tutti i suoi consigli, sapendo che è più facile il silenzio al contrario di seguirli. Come quando con Antonio ho aperto pagine e gestirsi, risulta più difficile di quanto non lo sia capirsi. Io mi sono preso i vizi, ho lasciato coltivare alla mia fame buchi finti. Tra diversi cubi spinti ho lasciato sulle spalle il peso che ho perso in parte, il tempo che ho speso in chiacchiere. Il bello è che ho detto vattene, tenevo le tue tipiche impressioni come cifre, nacchiere. È tutto necessario, ti è servito per capire che adesso il tempo sembra un alleato per colpire. Necessario come un dizionario, messo lì da tempo che passa inosservato. Tu lo guardi ignaro nel suo grande significato, come parole dette nel passato, ciò che è stato, mi dico bravo come un cingolato, spianando la mia strada, faccio in modo che non cada, accada ciò che accada, avrò il presente come il mio scudo. E il futuro come una spada, armatura forgiata dall'esperienza che taglia. Il guerriero che sbaglia, ma non ha perso la battaglia. Con calma, respirando un'aria che lo salva, che la polvere lo espanda verso una luce che lo abbaglia. Il can che abbaglia morde per tutte quelle volte che cercava solo affetto per combattere la morte. Adesso il cane abbaglia ancora con tutte le sue forze, con in testa una corona e con le bende sporche in cassaforte. È tutto necessario, ti è servito per capire